Una buona serata e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo tornando sulle vicende del maltempo che ha investito soprattutto nella giornata di ieri nella nostra regione, soprattutto il territorio della provincia di Teramo, territorio fragile che bisogna gestire diversamente con norme tecniche adeguate. Lo dichiara l'Ordine degli Architetti di Teramo che interviene proprio all'indomani di quello che è stato un vero e proprio dissesto idrogeologico verificatosi sull'intera provincia, il servizio di Tania Bonnici Castelli. La provincia teramana paga ancora un prezzo altissimo per le incessanti piogge di questi ultimi giorni. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo rende noto che nelle ultime 48 ore è intervenuto rispondendo ad oltre 100 segnalazioni di allagamenti e smottamenti. Ad essere interessati da forti disagi sono stati i comuni della vallata del fiume Vomano. Sono stati anche effettuati interventi per il prosciugamento di scantinati, autorimesse, fabbricati industriali, sottopassi, oltre alcuni locali interrati di case e alberghi ubicati a Giulianova, Tortoreto, Martinsicuro e Roseto degli Abruzzi. I vigili del fuoco di Teramo sono poi intervenuti sulla statale 81 in località Feudi di Cellino Attanasio, interessata da due frane per liberare dal fango un'autovettura con una donna all'interno. Altre frane si sono verificate in diverse zone della provincia che hanno reso necessaria l'evacuazione di alcuni nuclei familiari. In particolare sono state evacuate 4 famiglie nel quartiere Cona di Teramo, 3 famiglie in contrada a Cona di Atri, una famiglia a Mociano. Una squadra con un mezzo operativo fuori strada ha raggiunto Contrada Mezzanotte a Teramo, dove la strada si era trasformata in un torrente per consegnare dei farmaci salvavita a un anziano dializzato. Alla luce di questo ennesimo disastro idrogeologico del Teramano, l'Ordine degli Architetti della provincia di Teramo torna a sottolineare l'importanza della gestione del territorio per evitare tragedie come quelle accadute recentemente. Il presidente Raffaele Di Marcello chiede che vengano rispettate alcune norme ben note ai tecnici del settore e che rappresentano la soluzione a questi problemi, come la regimentazione delle acque in zona agricola, la permeabilizzazione delle aree scoperte, l'implementazione del verde e la corretta gestione dei corsi d'acqua. Il belvedere storico di Silvi, in parte crollato ieri per effetto delle piogge, necessita di interventi urgenti. Questa mattina Regione Abruzzo e Genio Civile hanno effettuato un sopralluogo per capire la reale entità dei danni. Il servizio di Alfredo Primante. Intervenire subito in somma urgenza, e questo è l'obiettivo della Regione Abruzzo che questa mattina con il consigliere regionale Luciano Monticelli e l'assessore Dino Pepe ha effettuato un sopralluogo assieme al Genio Civile per verificare le condizioni della balconata del belvedere storico di Silvi. Ieri una parte della passeggiata panoramica a causa delle forti piogge e dell'erosione del terreno sottostante ha ceduto, determinando una situazione di grave pericolo. Il cedimento strutturale del belvedere potrebbe nascondere problemi ben più gravi rispetto a quanto si possa osservare allo stato attuale. Per questo saranno effettuati ulteriori accertamenti ed interventi, oltre alla messa in sicurezza nel breve termine in una zona dove tra l'altro insistono numerose abitazioni. Gli interventi, ha assicurato Monticelli, saranno allargati anche ad altre zone del triangolo che comprende Pineto, Atri e Silvi, epicentro dell'ondata di maltempo di ieri che ha messo in ginocchio buona parte della costa abruzzese, bloccando sia il trasporto ferroviario che quello stradale. Le maggiori criticità infatti si sono verificate proprio nella zona sud della provincia teramana, al confine con quella pescarese, dove si è temuto lo straripamento del torrente Piomba e dove ci sono state frane e smottamenti, oltre a numerosi allagamenti e sgomberi di abitazioni invase dall'acqua o isolate. Invece a Pescara migliora sensibilmente la situazione dopo l'ondata di maltempo delle ultime 48 ore. L'amministrazione al lavoro per la conta dei danni ha retto però la macchina organizzativa. Paolo Renzetti. Passata l'emergenza, la situazione oggi a Pescara è sicuramente più tranquilla. Sul fronte del maltempo c'è la conta dei danni, situazione che è stata molto difficoltosa nelle ultime ore, però ha retto, diciamo, la macchina predisposta dall'amministrazione comunale. Sì, assolutamente sì, dovremmo dire di sì, perché insomma c'è stata un'emergenza veramente eccezionale. La Protezione Civile ci dice che a Pescara in 24 ore sono caduti 128 mm di pioggia.
Brescia, solo le tre pompe di via Marconi hanno evaso acqua da mezzanotte alle 16, quindi per 16 ore, per un totale di 2 milioni e 600 mila litri. C'è una quantità veramente impressionante che naturalmente ha messo a dura prova il sistema cittadino. Da questa mattina sono al lavoro le squadre della manutenzione per quanto riguarda i controlli degli uffici scolastici che attengono al comune di Pescara, perché la cosa più importante è fare in modo che domani i ragazzi, i nostri figli, possano rientrare a scuola in sicurezza, e quattro ditte della città, che è stata divisa in quattro quadranti, stanno operando per mettere in sicurezza le strade con nuovi asfalti, diciamo, sulle strade. Ha retto anche il fiume Pescara? Ha retto anche il fiume Pescara, hanno retto bene anche il fosso Vallelunga, che tra l'altro sarà oggetto di lavori di qui a un paio di mesi, e il fosso, diciamo, della parte di Via Palate, fosso grande. Il fiume Pescara tra le due di notte alla mia presenza è riuscito ad uscire dagli argini e a raggiungere la pista ciclabile, però poi è rientrato. L'attiva ha fatto un ottimo lavoro, e da luglio, che con uno spurgo e quindi improprio a differenza di quando succedeva in passato, sta eseguendo la manutenzione di tutti i tombini e le bocche di lupo della città. Sono due addetti appositamente formati su questo, e del resto non si può addebitare la colpa assolutamente ai tombini. Sono 23.000 i tombini della città, una quantità incredibile, e non sono le foglie ad aver determinato assolutamente questi allagamenti, perché se così fosse ci dovremmo chiedere come mai gli allagamenti ci sono soltanto in alcune zone e non in altre. Se la manutenzione non c'è, non c'è da nessuna parte. E anche e soprattutto nei campi emergenza per la forte ondata di precipitazioni improvvise dopo mesi di siccità. Nelle campagne, soprattutto nella provincia pescarese, si sono verificati allagamenti ingenti che hanno compromesso il futuro dei cereali appena seminati e degli ortaggi invernali. La provincia pescarese e le zone costiere restano finora le aree maggiormente coinvolte da un punto di vista agricolo, ma Coldiretti evidenzia che la pioggia non ha portato comunque solo disagi e danni. L'arrivo delle precipitazioni, dice Coldiretti Abruzzo, è tuttavia anche importante per dissetare i campi resi aridi dalla lunga siccità. Il problema non è la caduta dell'acqua, ma la quantità improvvisa e potente della precipitazione, intervallata anche dalla grandine. A causa delle frane e delle alluvioni provocate dai cambiamenti climatici, l'agricoltura italiana, conclude la Coldiretti, ha perso più di 14 miliardi di euro nel corso di un decennio tra produzione agricola nazionale, strutture e infrastrutture rurali. Cambiamo argomento adesso. Il 21 novembre ci sarà un altro incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per la vertenza Honeywell di Atessa. La decisione dell'azienda, ufficializzata martedì, di chiudere a primavera lo stabilimento della Val di Sangro ha gettato sconforto tra i 420 lavoratori. I sindacati sono decisi a non abbandonare la lotta, ma gli operai torneranno al lavoro forse già domani, in attesa che ci siano sviluppi e che magari si faccia avanti qualche imprenditore intenzionato a riconvertire l'attuale produzione di turbocompressori. Vediamo. I 420 operai della Honeywell torneranno al lavoro, ma sarà un rientro amaro dopo 60 lunghi giorni di sciopero ad oltranza e di presidio permanente davanti ai cancelli della fabbrica di Atessa. La multinazionale martedì, nella call conference con il ministro delle attività produttive Carlo Calenda, ha ufficializzato la decisione che tutti i media avevano anticipato e che l'azienda aveva sempre bollato come falsità, cioè la chiusura dello stabilimento della Val di Sangro ad aprile 2018. Ieri sera, nell'assemblea convocata dai sindacati con i lavoratori, svoltasi all'interno del municipio di Atessa, è stato deciso il rientro in fabbrica con una sola certezza: la fine dell'esperienza Honeywell e tanti interrogativi per il futuro. Martedì prossimo, 21 novembre, ci sarà un altro incontro al MISE in cui decidere i prossimi passi. Difficile che la multinazionale americana, leader nella produzione di turbocompressori a livello mondiale, torni sui suoi passi, come ammette il vicepresidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli. Siccome nessuno di noi si illude più della possibilità di convincere a cambiare opinione questa azienda, che insomma ha fatto quello che aveva già deciso di fare da parecchio tempo, a questo punto noi dobbiamo arrivare a quel tavolo per chiedere tutte le cose alternative che è possibile ottenere, a parte gli incentivi che l'azienda già si è impegnata a dare ai lavoratori,
Io penso che noi abbiamo deciso di chiedere che ci sia un periodo di ammortizzatori sociali più lungo, cosa che è possibile, per avere il tempo per costruire proposte alternative e poi lavorare insieme a creare proposte alternative, tenendo conto del fatto che quelle risorse che il governo aveva già dichiarato di mettere a disposizione debbono rimanere anche per un eventuale altro investitore o per la stessa ONU, qualora avesse intenzione di fare progetti alternativi. I sindacati però non intendono ancora gettare la spugna. Al ministro Calenda hanno chiesto e torneranno a chiedere di intervenire sulla vicenda, predisponendo una vera discussione fra le parti che fino ad oggi è stata ridotta a semplici comunicazioni. Magari anche di far pesare gli incentivi milionari che negli anni l'azienda ha intascato dal nostro paese, gli stessi incentivi che oggi l'hanno convinta a spostare la produzione in Slovacchia, clonando il gioiello di Atessa. Certo, la via è molto stretta, più praticabile quella di una riconversione. Non ci aspettiamo nulla di che, nel senso che l'azienda si è mostrata irremovibile, noi sappiamo che difficilmente tornerà indietro, però noi non abbandoniamo l'ascia di guerra e quindi andiamo a questo incontro fiduciosi di poter fare una vera discussione con un'azienda che anche questa mattina non ha discusso, ha semplicemente fatto degli annunci, e poi vedremo con l'aiuto delle istituzioni di realizzare qualcosa che possa essere, come dire, utile a evitare licenziamenti. Ci spostiamo all'Aquila adesso, porte aperte alla Accord Phoenix, l'azienda insediata all'Aquila da tempo che dopo le note vicende giudiziarie ha finalmente avviato la produzione. Tutto questo grazie a Officina L'Aquila che ha portato i giornalisti nello stabilimento. Vediamo. Una realtà che a regime darà lavoro a circa 140 persone è l'Accord Phoenix, l'azienda insediata all'Aquila che dopo i test da 2 settimane ha già avviato la sua produzione. Una fotografia scattata grazie ad Officina L'Aquila che oggi ha iniziato gli eventi della 3 giorni sulla ricostruzione. L'azienda ha spalancato alla stampa nazionale, internazionale e locale le sue porte. L'Accord Phoenix, in uno stabilimento di oltre 20.000 metri quadri, acquista rifiuti elettronici ed elettrici che poi trasforma in materia prima e seconda, plastica, rame, alluminio, ferro e vetro, che al momento viene venduto solo all'estero, in Germania e in Inghilterra in particolar modo, ma l'obiettivo è creare degli start-up anche in loco. Il costo del trasporto su gomma è molto costoso ad oggi, quello su ferro permetterebbe di risparmiare notevolmente diventando competitivi a livello europeo. Purtroppo sì, l'Aquila è in una situazione un po', diciamo, passatemi il termine, disastrata dal punto di vista di logistica, perché non c'è il ferro permetterebbe a noi di essere più veloci nell'acquisizione del materiale, ma anche di portare questo nostro materiale, queste nostre materie prime all'estero in maniera molto più veloce. Conti che facciamo noi, la logistica incide sulla nostra fabbrica per il 20-25% in più rispetto ai nostri competitor, però noi speriamo che la qualità delle persone che lavoreranno qui e che già lavorano qui e l'efficienza produttiva ci faccia colmare questo intervallo così ampio. Il 10% di materiale viene recuperato anche nella sala Eolo che aspira tutto, la produzione è molto semplice. In questo momento noi vendiamo la nostra materia a parte il rame in giro per l'Europa, in particolare in Germania, Svizzera e Inghilterra. Cioè, immaginate che in fabbriche anche più piccole di queste in giro per il mondo, attorno si è creato tutto un ecosistema di piccole altre fabbriche che a partire dalla materia prima hanno cominciato a produrre altro. Vi faccio un esempio, dalla plastica è stata costruita una fabbrica in Inghilterra che produce pile, vuol dire maglioni e abbigliamento. A me viene male pensare che all'Aquila non si riesca a creare una start-up con un'idea, con un brand per sfruttare queste opportunità. L'alluminio è uguale, cioè l'alluminio si presta a fare tante di quelle lavorazioni, ad avere tante di quelle opportunità, che mi verrebbe male che qualcuno non ci provi. Noi siamo qui, siamo disponibili anche a capire in che maniera aiutare, ovviamente, però non può partire da noi, però noi possiamo in qualche maniera dare una spinta e aiutare. Il ministro Marianna Madia ha partecipato questa mattina a Chieti, al convegno organizzato dall'Arma dei Carabinieri e dalla LUIS Guido Carli sull'innovazione digitale della pubblica amministrazione. Il protocollo d'intesa tra Arma dei Carabinieri, Università LUIS Guido Carli di Roma e Sogei, l'evoluzione normativa e la best practice nell'innovazione digitale della pubblica amministrazione e i valori dei dati nella società digitale. Questi temi trattati questa mattina nel corso del convegno intitolato Evoluzione digitale della pubblica amministrazione, che si è tenuto presso l'auditorium dell'Università degli Studi di Chieti Pescara Gabriele D'Annunzio, alla presenza fra gli altri del ministro Marianna Madia. È un titolo felice parlare di evoluzione digitale perché sono dei processi in moto. Oggi inizierò a fare dei bilanci
e dimostrerò che tutti questi processi che noi abbiamo messo in atto sono processi che stanno andando avanti, cioè noi oggi siamo in grado, penso per la prima volta in Italia nella pubblica amministrazione, di parlare di uno stato di avanzamento, di dire già quali sono i risultati raggiunti e di sperare che questa attuazione vada avanti anche nella prossima legislatura. Dalla fatturazione elettronica, 70 milioni di fatture elettroniche che sono state gestite da quando abbiamo introdotto l'obbligatorietà, al sistema unitario di pagamenti, oggi PagoPA è un sistema unitario per pagare digitalmente la pubblica amministrazione che funziona, addirittura ci sono grandi amministrazioni come il Comune di Milano che sono entrati, oggi qualunque tributo locale al Comune di Milano si paga attraverso PagoPA, fino anche al PIN unico. Lo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, quasi 2 milioni di persone lo hanno richiesto, crescono i servizi agganciati al PIN unico, crescono le amministrazioni che sono entrate nel sistema pubblico di identità digitale e perfino il progetto che ha avuto maggiori difficoltà di attuazione, che è l'anagrafe pubblica della popolazione residente, cioè il passaggio da 8.000 banche dati anagrafiche a una sola banca dati nazionale, è un progetto che oggi, anche grazie al commissario Piacentini, sta decollando. Cronaca è frenetica in queste ore l'attività dei carabinieri per fare chiarezza sulla morte di Renata Rapposelli, la pittrice 64enne di Ancona, scomparsa il 9 ottobre scorso dopo una visita a Giulianova all'ex marito e al figlio, che sono indagati per omicidio e occultamento di cadavere dalla procura di Ancona. Suo ormai con pochi margini di dubbio, il corpo ritrovato giorni fa in una zona di campagna a Tolentino, in provincia di Macerata, nei pressi del fiume Chienti, su cui è stata eseguita l'autopsia. I militari hanno fatto oggi un sopralluogo in casa della pittrice e chiesto la presenza del legale di marito e figlio, l'avvocato Alessandro Angelozzi, per ulteriori accertamenti sull'auto in uso a Giuseppe e Simone Santoleri. Si può facilmente intuire che gli investigatori sono alla ricerca di prove, tracce di terreno e altro per collocare l'auto sul luogo del rinvenimento del cadavere, abbastanza distante dal percorso che l'ex marito della Rapposelli dice di aver fatto per riaccompagnarla nelle Marche, lasciandola alle porte di Loreto. Oltre 50.000 euro di danni ad un distributore di pianola nell'Aquilano, ma furto sventato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri dell'Aquila. Daniela Rosone. Un assalto in piena regola nella notte nel distributore di carburanti Sodifa dell'imprenditore aquilano Di Fabio a Pianola. I malviventi, con un escavatore rubato in una ditta edile delle vicinanze, hanno divelto le colonnine che contenevano l'incasso del self-service, ma poi, alla vista delle pattuglie dei carabinieri, sono fuggiti per le campagne circostanti. Avevano anche messo un grosso camion Iveco, anch'esso rubato, sulla carreggiata per ostacolare la circolazione e che poi avrebbero utilizzato per portare via il provento del furto. Dal lato opposto avevano invece posizionato due carrelli in disuso per il trasporto della legna. Le ricerche dei malviventi sono scattate immediatamente grazie all'ausilio di altre pattuglie, tutte coordinate dal capitano Francesco Nacca, comandante della compagnia dei carabinieri dell'Aquila, che ora, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, sta tentando di identificare i responsabili. Il piazzale, come si vede dalle immagini, è stato messo a ferro e fuoco dai malviventi, due pompe di benzina completamente abbattute, così come le due colonnine con il denaro, una ancora sull'escavatore che le ha divelte e una a terra. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'intera area. Danni ingenti al distributore, si parla di oltre 50.000 euro. Importantissimo in questo caso l'intervento tempestivo dei carabinieri dell'Aquila, che, scoperto il furto dell'escavatore, hanno presidiato la zona circostante, impedendo che i danni fossero ancora maggiori. Dai fotogrammi dell'impianto si vedono due malviventi, ma sicuramente ad agire saranno stati più di due. Andiamo a Pescara adesso. Emendamenti dei consiglieri del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale questa mattina per chiedere il cambio del regolamento di contabilità comunale. Un nuovo regolamento di contabilità al Comune di Pescara lo chiede il Movimento 5 Stelle, perché, consigliera Sabatini, questa contabilità è ancora in lire e non in euro. Sì, chiediamo da oltre due anni che venga adeguato il regolamento di contabilità alle norme che la legge ci impone. Lo chiediamo da due anni, addirittura a settembre avevamo presentato degli emendamenti che poi abbiamo ritirato perché l'amministrazione aveva preso l'impegno appunto di portarlo in commissione entro il 7 di ottobre. Siamo al 16 di novembre.
novembre e questo non è avvenuto. Perché è importante? Il regolamento di contabilità è uno strumento fondamentale per la gestione economica e finanziaria di un ente. Ricordiamo che il Comune di Pescara è un ente in predissesto e quindi per esempio attraverso questo regolamento si vanno a definire anche quelle che sono le fasi e le norme relative ai debiti fuori bilancio, che oggi in questo ente stanno diventando non più strumenti straordinari, ma ormai strumenti ordinari. Tant'è vero che i revisori dei conti, che sono in qualche modo l'organo esterno di controllo sull'ente, ad ogni delibera che riguarda il bilancio chiedono che venga adeguato il regolamento di contabilità. Quindi risulta uno strumento fondamentale per la gestione economica e finanziaria di questo ente, che come sappiamo è il cuore pulsante di qualunque attività che poi riguarda un comune. Questa mattina avete presentato in consiglio degli emendamenti. Sì, perché chiediamo, pretendiamo, che venga messo appunto all'ordine del giorno della Commissione Finanze l'adeguamento di questo regolamento di contabilità. Sono 3 anni che l'amministrazione PD promette, si impegna a portare avanti questa attività e non lo fa, quindi è arrivato il momento invece di rispettare questo impegno e noi lo chiediamo con forza. Si è conclusa con la consegna di un contributo economico a 3 imprenditrici agricole teramane, l'iniziativa di solidarietà promossa dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo dal titolo Donna Sei Roccia. Le 3 donne titolari di aziende agricole hanno ricevuto questo riconoscimento simbolico per i gravi danni subiti a causa dei recenti eventi naturali. Le loro storie sono state individuate dalla Protezione Civile Cives di Teramo e dai Carabinieri Forestali. 2 terremoti, poi gennaio, momento terribile, cos'è accaduto alla vostra azienda? Purtroppo ci sono crollate giù le stalle, abbiamo perso i cavalli, abbiamo perso ovini, abbiamo trovato ovini che si sono mangiate la lana tra di loro per la fame e per la sete, perché l'acqua si era ghiacciata, seppelliti da questa ondata di neve incredibile. Siamo stati senza acqua, siamo stati senza luce ed è stato veramente, veramente duro perché non c'era nemmeno riscaldamento. È stato brutto vedere la neve, il terremoto, sentirsi soli. Noi eravamo gli unici nella zona ad avere corrente, ma perché ci siamo? Avendo un'azienda pensi sempre che forse se manca la luce, la prima cosa su una stalla, se manca la luce, finita. Come vi ha colto questa iniziativa della Commissione Pari Opportunità? Vi ha sorpreso? Sì, personalmente sì, mi ha sorpreso molto e mi ha fatto veramente tanto piacere, anche perché il titolo Donna sei una roccia in agricoltura è molto calzante, perché la donna in agricoltura non ne abbiano a male gli uomini, lavora veramente tanto. Spesso sono donne che lavorano anche al di fuori, quindi non solo all'interno della famiglia, quindi l'azienda, ed è veramente impegnativo, tanto impegnativo. Poi mi ha fatto veramente piacere, soprattutto perché quando ho visto il titolo. Siamo rimasti contenti di questa iniziativa e in un certo senso ci hanno, cioè perlomeno a me come persona, non ci siamo sentiti abbandonati, perché fino adesso non vediamo, non sentiamo nessuno, tutto è rimasto ancora, perlomeno noi viviamo in azienda, tutto è rimasto all'epoca. Questo vedere che qualcuno ancora ci pensa e ci vogliono comunque dare un piccolo sostegno, già il pensiero per noi è tantissimo. Bisogna dire che questo progetto Donna Sei Roccia era stato già cantierato dalla precedente Commissione Pari Opportunità ed è stato poi ripreso dall'attuale Commissione, quindi questo sicuramente ha il valore della continuità nella solidarietà. Le somme raccolte sono una goccia nel mare, perché sicuramente i danni subiti da queste imprenditrici sono notevoli, ma è comunque, ripeto, un forte valore simbolico di questa iniziativa, per cui ancora una volta mi sento di dover ringraziare sia la precedente Commissione Pari Opportunità che quella attuale. Da domani fino a domenica nel centro storico di Teramo, in piazza Martiri della Libertà, andrà in scena il Festival del Cioccolato. 3 giornate dedicate all'arte cioccolatiera con stand, corsi per adulti e bambini con la scoperta della fabbrica di cioccolato. L'iniziativa è stata organizzata dall'Associazione Provinciale Casartigiani di Teramo. Un weekend all'insegna del cioccolato animerà il centro storico di Teramo. Il 17, il 18 e il 19 novembre si svolgerà il Chocolate Days, un evento nazionale che porterà in città alcune delle migliori aziende del settore della cioccolateria. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione Provinciale Casartigiani Teramo, dal Comune, in collaborazione con l'organizzazione Fiere ed Eventi e il Movimento Turistico del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane. Siamo davvero onorati e orgogliosi di poter organizzare l'evento del Chocolate Day Teramo. Questo rappresenta la prima tappa del tour che organizza il movimento del turismo, del cioccolato e delle eccellenze italiane.
un movimento nato proprio con l'idea di far conoscere le bellezze italiane, non solo, anche le peculiarità da un punto di vista enogastronomico. Quindi porteremo avanti quello che è la scoperta del cacao, o meglio dire il cioccolato, e grazie anche al maestro cioccolatiere Fausto Ercolani abbiamo ricreato una piccola fabbrica, la prima fabbrica europea, la Cioco Fabbrica, che farà vedere in pratica qui in piazza Martina Libertà qui a Teramo in questi 3 giorni la produzione del cioccolato, dalla fava del cacao, tutto il processo produttivo fino alla cioccolata. Casartigiani continua questa, diciamo, attività di organizzare eventi, e non a caso questa manifestazione che portiamo a Teramo nel fine settimana l'abbiamo già fatta a Pescara e a Lanciano, e naturalmente c'è stato sempre un buon riscontro di pubblico. Ci auguriamo che anche qui a Teramo accada la stessa cosa. Apriamo adesso la pagina di sport, iniziamo con la Serie B, con il Pescara ovviamente, perché sarà Fabio Piscopo della sezione di Imperia il direttore di gara del match di sabato tra il Pescara e la Provercelli. Vedete anche la news sul sito della società biancazzurra. Il fischietto ligure sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Chiocchi della sezione di Foligno e Gianluca Secchi di Sassari, quarto ufficiale Vincenzo Valiante della sezione di Salerno. Sarà una partita delicata questa per i biancoazzurri, che vengono dalla sconfitta di Bari, anche se per il centrocampista Andrea Palazzi i playoff sono ancora un obiettivo alla portata della formazione di Zeman. Lo ascoltiamo. Erano 4 partite importanti, penso 3 scontri diretti. E non sono andate bene, abbiamo fatto solo un punto. E il gioco c'è stato in alcuni momenti, a volte abbiamo fatto fatica a trovare le giocate, a esprimere il nostro gioco stiamo facendo un po' fatica nei 90 minuti. A Bari abbiamo fatto 45 minuti, secondo me, molto bene. Secondo tempo ci siamo abbassati troppo, abbiamo un po' sofferto i loro singoli. E adesso dobbiamo ripartire dall'impegno che stiamo mettendo, che sicuramente stiamo dando tutti il 100%. Probabilmente non basta, bisogna dare ancora di più, bisogna dare il 110% per tornare alla vittoria, che adesso è la cosa più importante sicuramente. Nonostante il gioco, attraverso qualsiasi mezzo dobbiamo tornare a fare i 3 punti. Io penso che i playoff per noi sono abbordabili, penso che dobbiamo continuare così perché abbiamo una rosa con giocatori molto forti che hanno giocato in Serie A, che hanno fatto bene in questi anni, hanno fatto una promozione, quindi dobbiamo continuare in questa maniera, sicuramente mettendoci di più, perché a quanto pare non basta adesso, non è abbastanza, ma sono sicuro che i risultati verranno, ne siamo sicuri tutti, abbiamo un allenatore che ha la sua storia, ha la sua identità, noi dobbiamo solo seguirlo e i risultati arriveranno. Stiamo facendo un po' più fatica a seguire il suo gioco, il suo modo di allenare, noi ce la stiamo mettendo tutta e dobbiamo cercare di stare più alti, di cercare di fare più pressing possibile, di provare le giocate sulle fasce, perché si basa su questo, soprattutto essere cattivi, giocare insieme, corti, che questo è la cosa più importante, a volte ci manca. Sì, le prime partite comunque non giocavo per scelta tecnica, e all'inizio ho avuto un po' di difficoltà comunque con gli allenamenti, sono diversi da quelli che ho fatto altri anni, e sicuramente quello, fisicamente non stavo benissimo al 100%, non mi sentivo benissimo, poi dopo l'infortunio ho ripreso bene, mi sento bene. E tatticamente sì, è un calcio un po' diverso, però comunque sono concetti semplici da mettere in campo. La cosa difficile è comunque avere quell'intesa con gli altri compagni con cui giochi di reparto. È normale che col tempo pian piano arriveranno. La Provercelli è una squadra ostica che ha una fase difensiva importante, la cura molto bene, sa ripartire, sa giocare, è una squadra bella, mi si può dire, ignorante, che nel fuori casa sta facendo molti punti quest'anno, e io conosco bene, loro basano il loro calcio su questo, sulla fase difensiva, sulla loro salvezza su questo, quindi dobbiamo essere bravi ad aver pazienza e cercare gli spazi per fare gol.
Pescara e Pro Vercelli, peraltro, saranno in campo per la piccola Noemi Sciarretta, la bimba di Guardia Grele affetta da una rara malattia, in occasione della partita di Serie B in programma sabato pomeriggio allo stadio Adriatico. Scenderanno in campo con maglie personalizzate, una patch sul braccio, che saranno poi messe all'asta a partire dalla prossima settimana sui circuiti di vendita della Onlus Massimo Oddo. Il ricavato delle vendite andrà a Noemi Onlus per la bambina che combatte da anni contro una malattia genetica rara, la SMA1, l'atrofia muscolare spinale, che colpisce particolari cellule nervose chiamate motoneuroni, destinate al controllo dei movimenti dei muscoli volontari. L'associazione Noemi Onlus è gestita e coordinata direttamente dai genitori della piccola Noemi, che vivono da vicino la malattia e che, nonostante la precoce diagnosi, non si sono mai arresi e hanno deciso insieme di dare vita a questo progetto per l'amore verso la loro figlia. Scendiamo in Serie C, adesso andiamo in casa del Teramo con l'esterno d'attacco Antonio Bacio Terracino, che dopo un avvio in sordina con il Gubbio ha ritrovato una maglia da titolare e adesso vuole riprendersi anche il posto fisso nell'11 di Antonino Asta. Antonio, in tanti si chiedono dov'è ancora il vero Bacio Terracino, oltre a dove è ancora il vero Tulli. Tu cosa rispondi? Ma credo che il vero Bacio Terracino è qui, e anche se magari non lo sta dimostrando al 100%, credo che comunque dà il massimo quando viene chiamato in causa, anche se sto trovando poco spazio, però non una maglia da titolare. Credo che bisogna essere uniti, nonostante stia trovando poco spazio, e di dare il massimo quando il mister punta su di me. Domenica è una sconfitta immeritata, i primi 40 minuti forse migliori della stagione fino a questo momento, e poi cosa è successo? Sì, sono stati 40 minuti forse più belli da quando stiamo giocando, poi ci sono stati quei 2-3 minuti di blackout che loro hanno trovato questi due gol e ci ha tagliato un po' le gambe quel finale del primo tempo. Adesso dobbiamo capire dove sono stati fatti questi errori e migliorare ogni giorno. Il Renate, prossimo avversario, non ha grandi individualità, però è squadra, gioca insieme da tanto, come si fa a battere? Come si fa? Credo che dobbiamo andare lì con l'umiltà giusta, dare il massimo. Loro sono secondi in classifica, non è un caso, solo così potremo cercare di metterli in difficoltà, essere aggressivi come sempre, cercare di portare a casa un risultato positivo. Sono anche la migliore difesa del campionato fino a questo momento, hanno un attaccante che ha segnato quanto l'attacco del Teramo, sono numeri che un po' fanno pensare. Sì, sono numeri importanti, ma questo non ci deve condizionare. Noi andiamo lì con la consapevolezza di fare bene e riuscire a dare il meglio tutti insieme. Ti basterebbe entrare nei minuti finali e segnare come a Mestre magari il gol della vittoria? Basterebbe che vince il Teramo, posso anche non entrare proprio. E con questo servizio noi chiudiamo la seconda edizione del nostro telegiornale. Prossimo appuntamento questa sera alle ore 23. È tutto, buona serata. Oh.